ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Cosa Mangio. Vi ho chiesto su Instagram appunto se preferivate un video Cosa Mangio in un giorno, nel frattempo dietro c'è Pupi sul divano, un video Cosa Mangio in un giorno, quindi tipico what it in a day, un what it in a week, quindi per farvi vedere più cose. Quello che vi farò vedere non è proprio una settimana completa, però bene o male alcune cose si ripetono anche, quindi ho voluto darvi una visione complessiva di più merende, più pranzi, più cene, più colazioni che faccio, e ovviamente per stare in forma, soprattutto combattendo la ritenzione e la cellulite, che è un dilemma di tutte le donne in questo periodo dell'anno, perché basta che ti spogli, ti guardi allo specchio e ti vedi tu, ma cos'è tutta quella roba sui glutei, sulle gambe, quella ritenzione, buccia d'arancia, comunque uno schifo. Non vi dico, in gravidanza aumenta ancora di più, è dovuto comunque al caldo, è dovuto anche a dei fattori ormonali. Ovviamente come eliminarla, ragazze? Innanzitutto mangiando sano, come vi farò vedere, anche se ci saranno anche gli sgarri, perché anche quelli ci sono e non dobbiamo colpevolizzarci, bevendo tanta acqua, quindi aumentando l'introito di acqua, evitando le bibite gassate, quindi anche quelle zero, comunque io le considero uno sgarro, io non le bevo tutti i giorni, ma ad esempio il sabato vicino a una pizza quotidianamente solo acqua e le tisane di Fit Via. Ovviamente che sapete che io bevo sempre, mi aiutano tantissimo, non solo per drenare liquidi, eliminare gonfiori e la ritenzione, ma anche per darmi tante vitamine e sali minerali. Io ve le straconsiglio. Le mie preferite, quelle che non hanno ovviamente caffeina e teina, sono lemon ginger tea, strawberry, coconut, tropical, sono buonissime, ve le straconsiglio, se siete incinte quelle le potete bere e sono molto efficaci e comunque vanno bene sia se siete incinte sia semplicemente se volete perdere qualche chiletto di troppo, comunque volete stare in forma, eliminare la cellulite e la ritenzione, veramente sono fenomenali. Quindi vi lascio subito al video e iniziamo subito dalla colazione. Mi raccomando ragazze, lasciate tanti like al video se vi piacciono questi video, appunto cosa mangio, ricette, spunti per stare in forma, e io vi mando un bacio grande e vi ringrazio anche per tutti i like e tutti i commenti. Non so se ho sfumato bene il contouring col massimo della professionalità, ecco, ok, forse era meglio così. Ciao, guardate Bubi, si mette sempre al sole. Buongiorno, la mia bimba. Allora, siamo pronte per la colazione. Allora, innanzitutto vi faccio vedere come preparo la colazione per tutti i giorni della settimana. Queste sono le cose che utilizzo più spesso e che voi sempre mi chiedete anche su Instagram. Fonte di carboidrati, fonte di proteine e fonte di grassi, ovviamente. Allora, il tè che mi faccio stamattina è questo qua, ed è il Lemon Ginger Detox Tea, che è buonissimo perché è super super drenante. A drenare mi dà tanta energia e tante vitamine, perché è uno dei più ricchi di zenzero, limone, foglia di moringa, è ricco di vitamine e sali minerali, quindi è ottimo proprio per drenare e dare vitamine, quindi io lo trovo veramente perfetto al mattino. Lo alterno con lo strawberry, che io amo berlo il pomeriggio. Questo è alla fragola, sempre senza teina e senza caffeina, quindi lo potete bere anche se siete incinte, però lo potete bere anche al mattino. Questo qua ha un'azione molto molto efficace per quanto riguarda l'azione delle fragole e della moringa per la detossificazione, quindi elimina le tossine, aiuta ad eliminare liquidi in eccesso, quindi a drenare il corpo, aiuta tantissimo anche contro i gonfiori, quindi anche per i gonfiori sull'addome oltre che sulle gambe. E vi consiglio anche le detox tea bags, che sono comodissime da portarci dietro, soprattutto adesso incontro all'estate, da bere anche freddo, come tè freddo, sono buonissime anche in spiaggia, è molto molto comodo, insomma, da portarsele dietro. Vedete, ci sono tutti i gusti, sono tre gusti e sono buonissimi: il Fit Berry, il Tropical e lo Strawberry. Quindi per tutte le ragazze che non sono incinte vi do un altro consiglio. Queste sono quelle che vi consiglio per tutte le ragazze che non sono incinte e non sono in allattamento. Potete prendere anche queste qua, soprattutto ve le consiglio se avete il problema fastidiosissimo della cellulite, della ritenzione della pelle a buccia d'arancia. Queste qua eliminano questo in estetica
minimalismo dall'interno, quindi veramente sono favolose, e abbinato all'anticellulite tiki, è un nuovo tè di Fitvia, è veramente buono anche il sapore ed è ottimo, ti sgonfia subito le gambe, elimina proprio la cellulite, la ritenzione, tutta l'acqua che avete accumulata appunto nelle gambe, i cuscinetti. Questi due sono ottimi, ve li straconsiglio, assieme al lemon ginger tea, strawberry tea e detox tea bags, prodotti che vi aiutano a veramente a volervi bene, a stare in forma, a rimettermi in forma, perché abbinati a uno stile di vita sano funzionano davvero. E vi lascio anche il mio codice sconto, che è Carlita Flash, con cui avrete, ragazze, ben il 30% di sconto, non solo su questi prodotti che vi ho mostrato, che sono i miei preferiti e sono quelli che vi consiglio, ma su tutto il sito Fitvia. Quindi approfittate, che con questo codice Carlita Flash il 30% di sconto sarà solo per le prime 30 persone, quindi sbrigatevi. Comunque, per tutte le altre, magari se non ce la fate in tempo a rientrare tra queste prime 30 persone, perché ovviamente gli ordini arrivano sempre velocissimo quando ci sono queste promo, non vi preoccupate, usate sempre il codice Carlita Flash, che vi darà comunque il 20% di sconto, che è comunque un ottimo sconto sul sito Fitvia. Consiglio questi prodotti che trovo al supermercato e sono light, dietetici, sono quelli che utilizzo di più. Allora, la prima cosa che utilizzo di più sono le fette biscottate integrali, queste piacciono tantissimo perché non hanno zuccheri aggiunti. Questi anche sono buoni quando ho voglia di una cosa diversa, un croissant. Ho trovato questi qua che sono integrali e sono molto soffici e buonissimi, hanno pochi grassi e pochi zuccheri. Un'altra cosa molto molto light che mi piace tantissimo e che sempre mi chiedete sono queste qua, sono delle formelle appunto di cereali, super light, dietetici. Questi vengono mangiati da tutte le modelle, vedete, a basso contenuto di zucchero, di grassi e di alto contenuto di fibre, accompagnate al latte e allo yogurt. Infatti, come fonte proteica io mangio sempre appunto o uno yogurt, preferisco questo al 2% perché è meno acidulo di quello allo 0%, oppure un bicchiere di latte di soia. E un'altra cosa sfiziosa, magari se voglio cambiare, questi biscotti che sono biologici, sono naturali, sono integrali con gocce di cioccolato, e sono molto molto buoni. Questo marchio Poggio del Faro, comunque li ho trovati al supermercato, e qua sono comunque light, quindi meglio di tante schifezze per quella volta che mi viene voglia di un biscottino. E oppure questi qua, questi ragazze però sono il male, questi cereali integrali al cioccolato sono buonissimi, e ogni tanto, allora, sono integrali, hanno il cacao, quindi sono meglio, sono biologici, quindi sono meglio di tanti altri cereali pieni di schifezze, però comunque non dovete abusare, cioè tutti i giorni no, però una volta ogni tanto sì, anche perché io amo, guardate, sono buonissimi, amo il latte con i cereali, mi faccio un bel tazzone di latte di soia o di mandorlo, di cocco, molto con questi cereali e mi sento tipo una bimba felice. Attenzione, accompagnate sempre da un po' di frutta, come posso essere dei mirtilli, una mela, non lo so, una banana, quello che volete. La mattina un po' di frutta ci sta sempre, che vi dà le vitamine e l'energia, soprattutto adesso incontro al caldo. È una fonte di grassi buoni, che può essere un po' di frutta secca, in questo caso le noci, ma anche le mandorle, quello che volete. Ho un quadratino di cioccolato fondente, questo al 70%, diciamo che per fare una cosa migliore sarebbe meglio al 90-95%, però questo qua c'ha un po' di zucchero, però raga, è molto più buono e a me piace un sacco. Quindi vi ho fatto vedere tutto, adesso siete pronti per prepararvi la colazione e variarla ogni giorno, siate sicuri che non vi stufate mai. Ragazze, oggi per pranzo ho preparato una cosa super fit, una cosa che vi straconsiglio, veramente leggerissima, perché stasera mangeremo la pizza. Ho fatto questa mega insalatona dove ci ho messo il mondo dentro, però è bene sempre mettere una fonte proteica. Quindi io come fonte proteica ho messo il tonno, potete mettere il salmone, i gamberetti, il petto di pollo a pezzetti, la fesa di tacchino a cubetti, quello che volete. E ho messo anche i legumi, che sono i ceci, che comunque ci danno un po' di carbo e un po' di proteine. Accompagneremo il tutto da gallette di riso.
E poi ho messo pomodorini, mais e ho messo una cosa importante, l'avocado, perché l'avocado, vedete, fa una legatura, un condimento che è molto molto buono, perché praticamente si scioglie se è molto maturo. E poi ho condito con un altro po' d'olio, dico un altro po' perché comunque l'avocado già è un grasso, però un grasso molto buono che fa bene ai capelli, alla pelle, quindi mangiatelo, un altro filo d'olio e un po' di limone se vi piace, oppure potete mettere anche un po' d'aceto ed è buonissimo. Portate delle gallette di riso, ve la potete portare anche dietro se siete fuori. Avete fatto un pranzo che vi assicuro vi sazia tantissimo. Adesso questo è per me e per Dario, però comunque abbondante, e vi tenete comunque leggere e mangiate sano, quindi top, soprattutto se come noi stasera avete la pizza. Yeah. Sì, la mia merenda di oggi tristissima è questa mela. Ma vi giuro che, cioè, se volete fare una merenda light, mangiate una mela o comunque un frutto. Qua mi piace molto la mela, sbucciata ovviamente, perché sono incinta e quindi devo evitare, lavata bene, sbucciata. E ovviamente tisana, fit via. E sotto c'è Dario che sgranocchia. Qua c'è Pupi che vuole la mela. Ragazzi, allora, oggi è il giorno dopo praticamente il grande sgarro, perché ieri, avete visto, ho mangiato la pizza, mi sono dimenticata di riprendere perché quando sono fuori con gli amici mi dimentico sempre, e quindi comunque vi ho messo la foto. Ho mangiato una grande pizza, metà parmigiana, metà con mozzarella di bufala, adoro, e un grandissimo gelato pieno di panna, enorme. Quindi oggi digiuno, no, non è vero, quindi oggi niente, come se niente fosse. Come vi ho sempre detto, non digiunate, non saltate pasti, non fatevi troppe privazioni, semplicemente tornate a mangiare sano, a bere sempre prodotti fit via che vi aiutano a depurare. Infatti stamattina mi sono fatta una grande tisana fit via e adesso mangio sano, quindi mi sono fatta un bel piatto di pasta integrale, anche perché baby ha fame, quindi devo mangiare, c'ho la scusa, con tonno, che è un classico. Quindi dovevo accompagnare dalle verdure, volevo preparare il mio piatto di cetrioli conditi con limone e salsa di soia, che anche voi mi dite che fate sempre dopo averli visti nei miei video, ma sinceramente ho il frigo veramente vuoto, quindi mi devo accontentare così. Comunque le fibre ci sono nella pasta integrale, quindi non fa nulla. La pasta l'ho fatta semplicemente in spaghetti, ho aggiunto il tonno. Io uso questo tonno qua, vi faccio vedere. Di solito uso quello in barattolo, che è buonissimo, oppure questo qua è l'unico che mi piace, leggero, che ha un po' d'olio, quindi non è eccessivamente secco ed è molto molto buono. E poi ho messo un altro filino d'olio e un po' di limone, segreto per renderlo anche più digeribile, anche per chi non digerisce il tonno, un po' di limone e un po' di tabasco, peperoncino che io non so fare, nemmeno lo sapete che ne vado pazza, e un po' di olive. Buon appetito, sano e buono, un bel piattone, eh? Buon appetito, yummy. Sera, ragazzi, abbiamo un bel pisciolino fresco che fa sempre bene. Noi mangiamo tantissimo tantissimo pesce, quindi ve lo straconsiglio. Adesso vi state vedendo dei giorni casuali, quindi può capitare magari per 2-3 giorni che non lo mangiamo, però vi assicuro che in una settimana mangiamo tante volte pesce, quindi questo è importantissimo. Questo è merluzzo sfilettato e questa è la sogliola sfilettata, giusto amore? Sì. Dovrebbe essere così. Comunque adesso lo faccio nella vaporiera con le verdure, quindi super 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 fit, perché ci dobbiamo disintossicare. Se ecco qui la vaporiera, vedete, qui ho messo le verdure, qui ho messo il pesce con le spezie, quindi adesso si sta cuocendo. Ho messo anche due capperini, ci mette poco e mantiene tutte le proprietà degli alimenti, e soprattutto non rischiate che si attaccano le padelle eccetera. Comunque a me piace moltissimo la cottura a vapore, soprattutto per le verdure. Ecco qua, ragazze, la nostra super cenetta fit, ma super super fit light. Questo è davvero quando vogliamo disintossicarci dopo il sabato e la domenica, dopo il fine settimana.
Tante tante verdure, questa è la regola, condimento a vapore o comunque scaldato e olio a crudo. Abbiamo fatto il nostro pesciolino con pieno pieno di spezie, così è bello aromatizzato, le nostre verdure, in questo caso ho scelto zucchine e carote, ma potete fare quello che volete. E qua ho fatto anche gli agretti, che lo oliamo tantissimo, condito con olio, sale, aglio e limone. Adesso metterò anche il limone, ho messo già l'olio a crudo, vedete, è un piattino buono, vi giuro che vi sazia. Vi sazia tantissimo ed è light. Buon appetito! Viene amore! Ragazze, per accompagnare questi crackers. Ora sono buonissimi, eh? Ora volta la mamma. Ora volta. Guardate, sono troppo buoni, sono integrati. Amore! Sono buonissimi, vedete? Sono integrali con riso soffiato. Se vedete, io faccio cuocere un po' la fissa di tacchino, perché semplicemente perché mi piace di più quando è anche un po' abbrustolita, e le gallette le faccio super croccanti. Adesso ci vado a mettere un po' di Philadelphia Light sopra e appunto faccio tipo dei sandwich, vengono buonissimi, ve li potete portare anche indietro tipo in spiaggia, sono super saporiti. E voilà, guardate che bel piattino, a me piace tantissimo decorare piatti colorati perché vi danno tanta allegria. Adesso che stiamo andando incontro all'estate, finalmente mi delizio con tante insalatone e piatti colorati. Allora, ho fatto la lattuga, aceti che sciacquo bene bene per far togliere tutto l'aceto, e mi piace tantissimo un'insalata fatta così, condita con olio, sale e limone. E ho messo anche le uova, ho fatto anche le uova sode e le ho messe sulla galetta, vedete c'è la Philadelphia, la fesa di tacchino abbrustolita e l'uovo sodo, e qua c'è Pupi che voleva mangiare tutto e adesso mangio. Potete anche mettere un filo di aceto balsamico, viene buonissimo. Non so che faccina è questa, a voi vi sembra una faccina? Io sono fissata con le faccine, ma non ho capito questa che faccina è. Comunque buon appetito, yummy, sano, light, veloce e buono. Se voglio darvi un consiglio anche per la merenda pomeridiana, io se vado proprio di fretta o comunque non ho tantissima fame, comunque mangio un frutto al volo, avete visto, tipo una mela, accompagnato sempre da una tisana. In questo caso ho deciso di farmi questa qua, che come vi ho detto è alla fragola, strawberry, che non ha caffeina, non ha teina, quindi è perfetta ed è buonissima perché mi dà, è anche un sacco di vitamine, sali minerali, quindi mi aiuta tantissimo ed è veramente buona anche per drenare, quindi sempre per allontanare la cellulite. Ok, sono a posto. Se invece ho un po' più di tempo, ma comunque vado di fretta, ho anche un po' più di fame, mi regolo anche in base alla fame, mangio un po' di fesa di tacchino accompagnato da una fonte di carbo, che può essere o la classica galletta, quindi faccio tipo il panino con la fesa di tacchino e la tacchino e la galletta, oppure se ho voglia di cambiare, perché a volte anche le gallette mi danno nausea, mi stufano, vi consiglio questi qua che comunque vanno bene. Allora, i crackers integrali, questi sono buonissimi, sono appunto integrali, hanno valori buoni, sono un po' secchi, però a me piacciono personalmente, e appunto accompagnati dalla fesa di tacchino comunque sono molto buoni. Oppure questi anche sono buoni, questi li mangiamo a volte anche a pranzo, a cena, o comunque come spezzafame quando avete la nausea, se siete incinte sono ottimi. Oppure faccio un panino, cioè un classico panino, un classico con il pan bauletto integrale, appunto la fesa di tacchino, e sono a posto. In questo modo arrivo fino a cena, soprattutto perché il tè questo qua vi sazia tantissimo, quindi vi toglie anche la fame. Ok, se volete alternare la fesa di tacchino come fonte di proteine, potete o mangiare di nuovo uno yogurt, però magari se vi stufa che l'avete mangiato già al mattino, vi potete mangiare anche fiocchi di latte. A me piacciono tantissimo i fiocchi di latte, ci sono anche quelli light, io adesso ho preso questi qua, comunque sono sempre light perché comunque è un prodotto light, però se cercate ci sono anche proprio quelli light. Adesso Dario mi ha preso queste qua perché mi ero dimenticata di specificarglielo, però vanno bene comunque, questo vi dico, e sono buonissimi. Io li mangio così, a volte me li porto dietro e me li mangio col cucchiaino, oppure magari ci metto un po' di sale, pepe e limone, sono buonissimi accompagnati anche dalle gallette. Ecco, avete mangiato in modo sano, vi siete saziati e arrivate fino a cena senza quella fame da lupi. Ragazze, eccoci appena tornati a casa e stasera per cena abbiamo una cosa buonissima, ma veramente veramente buona. Adesso ve la faccio vedere, ci vuole perché oggi
Oh mio Dio, ho una fame veramente tremenda, ovvero la paella fatta in casa, ve la faccio vedere, l'ha fatta mio padre ed è buonissima. Guardate, praticamente è una paella che fa lui, però è tutto fresco, tutto buonissimo. E lui dentro mette il riso, poi mette i piselli, ci sono anche i gamberetti, gli scampi, i frutti di mare, ci sono anche le verdure, se non erro, vabbè, a parte i piselli vedo anche dei peperoni, le zucchine, un po' di tutto, quindi è veramente completa. Io ovviamente i frutti di mare li assaggerò solo, comunque mio padre ha preso tutto fresco, tutto controllato, però ovviamente non li mangerò perché comunque è meglio evitare in gravidanza. E poi abbiamo qua una specie di ciambellone rustico, questo invece l'ha fatto mia madre ed è fatto, gli ho chiesto la ricetta, quindi magari ve la metto o in sovraimpressione o nel box informazione scritta. Comunque ha utilizzato tutti gli ingredienti light e super fit, ovvero ha messo l'albume, ha messo le zucchine, la ricotta, comunque veramente buono e super soffice. Vedete, l'impasto è molto molto morbido e bagnato, quindi non è secco. Vi dico che è veramente buono, quindi se la volete provare a fare vi do anche la ricetta. Adesso ne dobbiamo mangiare tutta questa roba, non so se mi spiego. Ci dobbiamo sacrificare così, ragazzi. Vai con la dieta! Sì! Vai con la dieta! No, ma poiché ho fatto dieta il prelievo, purtroppo, cioè poiché ho fatto il prelievo, faccio prelievi comunque per la gravidanza, io dopo il prelievo non mento, vi faccio vedere la verità e mangio questa, perché è una mia tradizione mangiare la pizzetta dopo il prelievo. E adesso stiamo andando e io mangio, adoro, enorme, tra l'altro sta la mia mano, ma enorme, enorme davvero. È una margherita. Sì, è una marenna. Fa così, no. Dai, a dieta. Devo mangiare e dopo fare un altro prelievo perché sto facendo la glicemia postprandiale, quindi per forza mi toccava. Ragazzi, il pranzo di oggi l'ha preparato Dario, si vede un po' diverso dai miei soliti, proviamo il sale rosa perché io sto un po' KO oggi, un po' di pressione bassa. E ha fatto il petto di pollo semplicissimo, i cetrioli, adesso metterò il limone e la salsa di soia. Quindi pranziamo così, amore, mangiamo due gallette, un po' di pane integrale, casomai. Oh, fa male. No, fa male, io sì, perché mi devo riprendere, va bene. Salsa di soia e limone, petto di pollo, sano, light, gallette crackers, ovviamente, crackers, gallette, ok, per accompagnare. Grazie, oggi una super ricetta, una cosa che io amo e tra l'altro mi piace tantissimo anche come ho messo la tavola, adoro, guardate come si abbina anche il tovagliolo alla tovaglietta, vabbè si è spoccata, vabbè. Comunque non chiedetemi dove ho preso queste tovagliette perché non lo ricordo, comunque ce l'ho da una vita e sono lavabili, quindi sono molto comode. Ma veniamo a questa fantastica ricetta, questo piatto che piace a tutti. Ok, la smetto. Vi volevo dire semplicemente che poiché sto lavorando al PC, non ho avuto tempo di preparare un cavolo, tranne le patate, perché praticamente ho scaldato le patate e le ho messe in frigo perché a me piacciono tantissimo all'insalata, quindi fredde con olio, sale, limone. Poi ho pensato, ma come fonte proteica non avevo nulla, e ho trovato nel frigo una simmental che io non mangio mai, ma veramente mai, e mi è venuto in mente che quando ero più piccola a volte mia mamma mi faceva questa insalata con patate e simmental buonissima, e quindi ho detto perché no, e ho fatto questa insalata. Ovviamente se non vi piace la simmental, comunque perché non è un alimento proprio sano, però ogni tanto se vai di fretta non succede nulla, potete sostituirlo col tonno oppure con il petto di pollo. Io il petto di pollo purtroppo in questo periodo lo sto limitando perché lo sapete che mi fa nausea per la gravidanza, quindi per questo lo vedete di meno nei miei video. E comunque anche pezzettini di pollo va benissimo. Comunque ho messo la lattuga, ho messo la patata a pezzettoni, poi ho messo la simmental, ho messo la cipollina. Cosa importante è la cipollina, questa qua, vedete, la cipollina ci vuole, anche se dopo puzzerà il fiato, però ci vuole. Sale, pepe, olio, evo, limone, pomodorini, olive nere, e il tocco sono questi ciuffetti di Philadelphia Light adagiati sulle patate, perché questo tocco di cremosità, a parte da cremosità all'insalatona,
E poi è troppo buono l'accostamento patata Philadelphia Light, sembra un po' tipo una crema, una maionese, una salsa, comunque buonissimo. E anche sui pomodorini ci stanno bene, ci sta bene. Comunque ragazze, 3 ore per descrivere un piatto semplicissimo, completo. Magari non riuscirò a farvi vedere tutto in questo video, sappiate che ho vario: pasta integrale, riso, patata, pane integrale, gallette, un po' di tutto. Adesso se ho ancora fame mangerò anche qualche galletta. Pupi è sempre qui, sempre, lei sempre, sempre, sempre. Buon appetito ragazze! Stasera ho preparato una cosa che volevo da un sacco di tempo, ovvero la quinoa, che ho fatto con insalata di quinoa e feta. Se potete vedere, l'ho preparata un po' prima, così si è tutta amalgamata. Ho messo la quinoa, la feta, questa è buonissima anche d'estate perché è fresca, i pomodorini, le olive, i cetrioli, il basilico, le olive a pezzettini, un po' di peperoncini verdi e poi ho messo anche un po' di prosciutto cotto ed è buonissima, olio, sale ed è buona. Adesso la vado a mettere qua. Ho preparato un letto di rucola. Per il mio amore invece ho preparato le polpette, sempre fit, che ho fatto semplicemente aggiungendo un uovo, un po' di sale, pepe, prezzemolo e aglio in polvere e cotte in padella. Vedete, l'ho lasciata qualcuno anche per me e quindi adesso buon appetito! Gatto pulito! Grazie, oggi ho preparato una cosa buonissima ma velocissima perché mi devo muovere, sono sempre in ritardo come al solito, quindi ve lo consiglio. Se volete mangiare una cosa veloce fate questo: pane integrale, pane di segale con un velo di Philadelphia, che potete sostituire anche con l'avocado se non avete la Philadelphia, oppure semplicemente con un filo d'olio. E salmone affumicato, buonissimo. Io ci metto anche un po' di limone sopra, che è ancora più buono e si cuoce anche un po' di più perché già è cotto perché è affumicato, però con limone è come se si marinasse. E erba cipollina, mi piace tantissimo questa accoppiata. E poi ho messo i pomodorini, qua ho fatto tipo degli spiedini con pomodorini e olive, così per farlo più decorativo, sapete che a me piacciono le decorazioni. E poi ho messo qua i pomodorini e ho messo questi qua peperoni, se vi consiglio quando andate di fritta, perché appunto sono senza olio, li compro al supermercato, 0 punti. E in effetti quindi io comunque li sciacquo, però comunque hanno meno grassi perché praticamente non c'è olio. Quindi, e poi sono buonissimi, sono grigliati, ci sono anche i carciofini, i funghetti sono buonissimi di questa marca. E il pane è questo qua, è semplice pane di segale integrale, appunto lo potete anche piastrare, lo potete anche fare nel tostapane, a me comunque piace anche così, è buonissimo proprio perché vado di fretta appunto. E quindi adesso facciamo un bel pranzetto veloce veloce, però buono e tanto sano. Adesso mangerò anche quest'altra fetta ovviamente e buon appetito.